Un'autorete di Carrara al 41esimo della ripresa condanna sul neutro di Asti la Folgore Caratese alla terza sconfitta stagionale, che arriva contro un Chieri apparso tonico e attento. Squadre schierate con il modulo 4-3-3. Dirige la partita Arena di Torre del Greco. Al quarto minuto azione tutta in velocità del Chieri, verticalizzazione per il tiro al volo di Gasparri, palla che colpisce il palo alla sinistra di Rainero. Al nono minuto Chieri ancora pericoloso, colpo di testa di Gasparri e conclusione fuori dallo specchio della porta. Al 17esimo fucilata Libani dal limite dell'area di rigore, sfera di gioco alta sulla traversa. Al 30esimo occasione da rete per i piemontesi. Gaeta salta in corsa il diretto marcatore e calcia fuori porta da posizione favorevole. Al 33esimo minuto da calcio di punizione svetta il difensore Moretti di testa e parata di Rainero. Nella ripresa al 23esimo dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra la palla spiove in area di rigore, spizzata di testa di Gioè e sfera di gioco che termina tra le braccia di Benini. Alla 30esima occasione da rete per la Folgore Caratese, Poesio in area di rigore calcia in diagonale e Benini respinge di piede. Alla 41esima l'episodio che decide la partita. Gaeta mette palla in area piccola di rigore, la sfera di gioco tocca a Carrara che nell'anticipare Mercai infila la palla alle spalle di Rainero. È il gol dell'1-0 che rilancia le quotazioni in classifica del Chieri, mentre la Folgore Caratese rimane ferma a quota 18. Sabato al Claudio Casati arriva il Savona.